Entra nel vivo da questo fine settimana l'evento Riuso del Moderno, con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti. Noi vogliamo coinvolgere la cittadinanza, gli stakeholder tutti, le associazioni, ma tutti i cittadini in quello che sono per far emergere le emergenze. Dunque l'architetto, colui che stuzzica e cerca di far emergere le emergenze e coordinarle. Poi però abbiamo un tema che per noi è fondamentale, che con questa iniziativa cerchiamo di far capire ai cittadini, ma anche alle stazioni appaltanti che pubbliche, che sono i nostri committenti, che il processo partecipativo non si può fermare solo ed esclusivamente con l'ascolto iniziale per sentire i problemi, ed ascoltare i problemi. Per noi architetti la partecipazione deve avvenire anche nella fase di attuazione dei progetti e nella realizzazione, come attraverso i concorsi di progettazione, che la legge codifica, che viene troppo spesso visto dalle stazioni appaltanti come un ritardo nei tempi, e che invece noi riteniamo che questo non sia assolutamente vero, ma anzi sia una situazione per garanzia di qualità e legalità e trasparenza. Chi fa un concorso di progettazione non ha mai ricorsi da chi arriva secondo, perché la metodologia è molto chiara. Abbiamo come Ordine degli Architetti promosso il concorso di architettura per la Scuola Panoramica di Riccione, 189 progetti, in 365 giorni neanche è stato dato l'appalto dei lavori. Dunque la strada che noi vogliamo fare è questa, e stamattina gli incontri che abbiamo avuto sono stati proprio esempi di buone pratiche per avere veramente una partecipazione a 180 gradi. La rigenerazione urbana va considerata come un'alternativa virtuosa, e proprio per questo avete cercato di coinvolgere tutti, partendo proprio dai ragazzi delle scuole. In mostra abbiamo un esempio di un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso e che rifaremo quest'anno con i bimbi della seconda media e della scuola Panzini, che hanno fatto con noi un percorso, un laboratorio sull'architettura, che è stato chiaramente dosato su di loro e per loro. Abbiamo fatto a piccoli passi prima il riconoscimento dei luoghi che per loro sono i luoghi importanti della città, poi abbiamo fatto con loro il riconoscimento dei luoghi che a loro non piacciono nella città, e ci hanno stupito perché a loro non piacciono dei posti che noi non avremmo immaginato. Per esempio non gli piacciono le Befane, e poi questi luoghi che a loro non piacevano, abbiamo costruito insieme una cassetta degli attrezzi piena di cose bellissime che loro hanno scelto, tra cui gli alberi, i fiori, i colori, eccetera, eccetera, e con questi attrezzi abbiamo fatto dei progetti per riqualificare questi luoghi. In realtà molti spazi di questa mostra sono fatti un po' per aprire la categoria, perché spesso la categoria tecnica è un po' chiusa dentro la propria scatola, no? Invece a noi piaceva parlare di questi temi con persone che non fossero tecnici, e quindi abbiamo deciso di fare piccole azioni come questa dedicata ai bambini, come il contest fotografico che abbiamo aperto a tutta la cittadinanza, e abbiamo coinvolto chiunque volesse segnalarci un luogo abbandonato che ce lo fotografava con il cellulare e ce lo mandava. Abbiamo avuto 42 luoghi individuati e 90 scatti fotografici. Quindi di grande partecipazione. Bellissimo risultato, tra cui anche cose di grande qualità, belle cose. Le mostre restano aperte da oggi con gli orari del museo fino al 1° dicembre. Poi domani e dopodomani continuiamo con i convegni. Per il prossimo fine settimana segnalo sempre gli appuntamenti delle 5, che sono questi appuntamenti fatti con sguardi trasversali, quindi sociologi, fotografi, storici, eccetera, che danno un po'. Un grande appuntamento importante è quello della domenica mattina, dove chiudiamo i lavori con un po' l'eredità che vogliamo lasciare, perché tutto questo percorso deve lasciare un po' un segno, un piccolo decalogo di quel che sono le varie cose. Continuiamo in quell'analisi di carattere interdisciplinare, soprattutto abbiamo invitato fra i relatori Marco Biraghi, che è un docente al Politecnico di Milano, che presenterà il suo ultimo libro, L'architetto come intellettuale, pubblicato da Einaudi, ed è proprio un affondo su un tema a noi molto caro, che non è solamente quello della ricostruzione del periodo storico, quello del dopoguerra,
ma è anche un affondo su quello che è un tema centrale, che è l'impegno degli architetti, che è un impegno molto importante degli architetti nella società e che noi ci auspichiamo che possa ancora oggi continuare ad essere rinnovato. Ma tra l'altro un altro intervento interessante sarà anche quello di Mario Abis, perché Mario Abis, anche lui sociologo dell'Università di La Iulm di Milano, cercherà invece di approfondire gli aspetti, sempre in quella chiave interdisciplinare, che sono legati al rapporto tutela del patrimonio, soprattutto legato al moderno, e società civile. Ho fotografato dal basso verso l'alto i diversi soffitti di cui è formato l'edificio, l'ex pastificio Ghigi, questa successione di soffitti forati, perché una volta erano occupati da un macchinario, immagino. La cosa è piaciuta, sono felice di questo, anche perché io sono molto appassionata della fotografia e mi piace particolarmente andare a fotografare luoghi abbandonati. Vado a immergermi un po'. Con la speranza che magari un giorno verranno riqualificati. Esattamente, perché poi è questa il fine ultimo di questo progetto.